siamo ospiti di Tiziano ed Elio, che come consuetudine ogni anno veniamo a vedere il suo presepe, il suo capolavoro, perché ogni anno è un capolavoro, ogni anno è una cosa nuova, ogni anno dal cilindro tira fuori una magia nuova per stupirci, per far sentire il Natale che arriva. Quest'anno hai fatto questo albero della vita con un'attività proprio che rappresenta per sua definizione la vita e in un certo senso anche un occhio all'Expo e un occhio a San Francesco, oltre che all'epoca attuale. Eh sì, c'erano parecchie ricorrenze e abbiamo preso lo spunto, anche se un po' in ritardo, è venuta fuori questa roba qua. Poi abbiamo visto questo ramo un po' particolare, abbiamo detto la vita, la continuità, i vari pensieri, non tutto va come dovrebbe andare, cioè un casino di cose, è venuto fuori questa rappresentazione di presepe proprio con questo albero con intersiato dentro tutte queste... questi fiori qua che rappresentano appunto l'albero della vita per la vita. Ma se guardiamo bene ci sono gli elementi classici del presepe in una situazione, chiamiamola attuale o quasi attuale, c'è il gregge, ci sono le pecore, c'è la natività ovviamente, non può mancare, però tra le varie cose cosa saltano fuori? Gli alpini. Gli alpini, perché nella vita e per la vita c'è anche la volontarietà del dare, no? E quindi è una rappresentazione del volontariato, diciamo. Gli alpini, siccome sono sempre in prima linea, io sono un po' un alpino stanco per queste cose qua, però sono anch'io un volontario nella Brianza Soccorso e quindi ho voluto mettere gli alpini perché, essendo alpino, ho messo dentro il volontariato, tutta questa roba qua. E anche questa è una grande tematica, quella del volontariato. Riconoscere il ruolo del volontariato è una cosa importante, anche se spesso viene un po', come dire, dimenticato il volontario. Forse perché è volontario, basta, lo lasciamo lì. Quando serve lo tiriamo fuori. Vabbè, chiudiamo, ritorniamo sul presepe che è meglio, facciamo i buoni. Il legno la fa da padrone. E come sempre, io uso il legno e abbiamo fatto queste casette che rappresentano l'attualità e con le varie dei vari momenti di vita e la continuità, per esempio è sempre quella signora là che porta avanti nel grembo un'altra vita e poi le varie vicissitudini quotidiane. Il tuo Natale è quasi sempre rigorosamente bianco, con la neve, o spesso è con la neve, vero? Ebbene, la Tiziana un po' che dice diamo un po' di, come dire, sembra che quasi la neve unisca un po' di più, perché essendo che fa freddo, secondo me, io ho interpretato così quello che voleva dire mia moglie, ci si riunisce ancora di più nel desco familiare, almeno oggi queste cose qua forse si sono un po', non dico perse, però magari un po'. Anche perché quest'anno di neve Ce l'ho in minga, non se ne vede proprio quest'anno. Devo toglierla? No, lasciala lei per carità. No, senti, il bello del presepe è anche che fa ritornare un po' bambini. Infatti qualcuno l'ha notato, stiamo facendo un'intervista un po' scherzosa. Comunque se qualcuno vuole venire a vedere cosa fa, gli apri la porta o lo lasci fuori? La porta è aperta, lo dico, l'ho sempre detto, cioè c'è qualcuno, basta, c'è il campanello, perché purtroppo i tempi che corrono ci si chiude dentro, peccato, proprio un peccato. Ma guarda che a Brelli hanno rubato il presepe, si sono portati via il presepe in piazza l'altra notte. Ma va, e questa non la sapevo. Perciò tienilo sotto chiave, Va bene, dai, eventualmente è mio, si vede, sarà difficile replicarlo, quindi se nel caso poi si dovesse vedere in giro si sa che è mio questo qua. Comunque sì, no, di solito nelle case il presepe si tiene sino a Sant'Antonio, vero? Ma tu rispetti la tradizione o sfori un pochino la data? Ma io, guarda, io l'ho sempre tenuto fino alla fine di gennaio, forse la prima di febbraio, non sono mai riuscito a smontarlo prima. Cioè, smontarlo vuol dire semplicemente prenderlo? Spostarlo, perché una volta li facevo che si smontava,
si smontava il tutto. Invece adesso li tengo, ci si affeziona e sono lì. Poi te li chiedono o per una mostra o qualcuno che vuole magari esporlo o qualcosa del genere, allora lo si dà. Grazie Elio per la gioia degli occhi che ci hai dato con questo lavoro. E assieme a Tiziana vogliamo fare gli auguri. Auguri di buon Natale e felice anno nuovo a tutti. E wow, wow, con mi associo. Glories stream from heaven afar, heavenly hosts sing out.